Un nano che danza in una stanza rossa, un tizio che ha dentro una baguette manco fosse una coscia di pollo, una signorina che... Mamma... Ma che sei scema? Benvenuti al riassunto brutto, brutto. Twin Peaks è una serie andata in onda tra il 90 e il 91 che inizia come un poliziesco, poi diventa horror, poi soap opera, poi dramma onirico, poi thriller, poi diventa che cazzo sto guardando. È l'unica serie in grado di farti fare questa faccia. Ideata da David Lynch e Mark Frost, Twin Peaks venne concepita come metodo di sballo alternativo all'estasi, cosa che è stata appurata anche da una commissione scientifica sovraintesa dal sottoscritto. Questa serie ha degli effetti psicoattivi, gente! Tra gli effetti ci sono destabilizzazione emotiva, idrofobia, confusione, crisi mistiche, animali, menopausa. I migliori riassunti di Twin Peaks comunque lo avevano già fatto i Simpson. Non ho la minima idea di quello che sta succedendo. Ricordiamo che David Lynch è il tizio che ha concepito un lungometraggio di 112 minuti in cui un 73enne a bordo di un trattorino va a trovare il fratello a 400 km di distanza. E niente, il film è questo. Un vecchio su un trattore per 112 minuti. Bello, bello. Ma Lynch o lo si ama o lo si odia. È come il panettone. E comunque i canditi sono buonissimi e voi non capite una mazza. In questa scena di Twin Peaks, ad esempio, c'è un lama che passa accanto al protagonista e solo dopo avergli lanciato uno sguardo complice prosegue per la sua strada. Guardate che recitazione, gente, che emozioni che ci regala questo lama. Che sguardo un po' ingenuo, un po' sbarazzino, quasi da Gioconda. E chi dobbiamo ringraziare per questa performance se non il regista che ha creduto in lui? Twin Peaks ha rivoluzionato il concetto stesso di serie. Dopo Twin Peaks nulla fu più come prima. Ha totalmente plasmato gli anni 90 attorno alla frase: chi ha ucciso Laura Palmer? E questo fu anche il principale problema della serie. Infatti l'obiettivo era quello di esplorare tutti i misteri che aleggiavano intorno alla cittadina di Twin Peaks, cui abitanti avevano come principale svago quello di farsi le corna vicendevolmente, bere caffè lungo e sudare. Ora, il principale mistero misteriosissimo fu proprio chi avesse ucciso questa Laura Palmer. E quando finalmente nella seconda stagione si scoprì chi fosse l'assassino, e tranquillo, faccio spoiler, ma per Bob... gli ascolti precipitarono e la serie venne cancellata. Perché? Perché le cose belle vengono cancellate? Maledetto mondo! Sono ancora in lutto per il Muppet Show. Perché me l'hanno cancellato? Kermit! Kermit! Twin Peaks è una delle mie serie preferite in assoluto. Ora, pensate quanto debba essere bella la trama se si riesce a superare il fatto che la sigla è una cosa... brutta, ignobile, indecente, sembra il filmino degli anni 60 di Matrimonio di mia zia. Ebbene, siamo nel 2017 e dopo ben 25 anni Twin Peaks è tornata a noi con una terza ed ultima stagione. Stesso cast, stessa regia. Un terzo ed ultimo capitolo per chiudere definitivamente il cerchio. Ma vi rendete conto? È un evento storico! Incredibile! Bisogna celebrare! E per farlo userò i poteri della pirateria per riassuntazzarvi il primo episodio, come solo io posso fare! Male! La puntata inizia col signor Belpelo, che finalmente può andare a pescare trote in santa pace, lontano da quella stronza rompipalle di sua moglie. Vado a pesca. Mamma mia, che gelo emotivo! E che avrà fatto quest'uomo? Avrà scordato di lavare i piatti. Ma il signor Belpelo è anche un fortunello, e giunto in spiaggia vede qualcosa che pare un sacco della spazzatura. Inveendo contro i giovani che si drogano ed inzozzano le spiagge, si avvicina ma si accorge che quello non è un sacco della spazzatura, bensì un mazzo di fiori gigante. E dopo essersi avvicinato ulteriormente si accorge che il mazzo di fiori ha i capelli, e che forse non è un mazzo di fiori. Subito viene avvisato lo sceriffo della città. Ma se vi immaginate uno sceriffo figo coi baffi a punta, sigaro e cappellaccio, beh, no.
lo sceriffo locale e il signor Enrico, che ha accettato il posto solo per la pensione e per mangiare ciambelle gratis, nonché indossare giacche brutte impunemente. Giunto sulla scena del delitto, ci rendiamo conto però che più o meno tutti i membri del corpo di polizia sono, come dire, speciali. Lui ad esempio è Andrea e sarebbe il tizio incaricato di scattare le fotografie al cadavere. Purtroppo Andrea è un tantinello emotivo. Figlio mio, un po' di dignità, un po' di risolutezza, che cazzo! E così scopriamo che il corpo appartiene alla biondona locale, Laura Palmer. Chi ha ucciso Laura Palmer? Quindi lo sceriffo informa del fattaccio il padre di Laura, Lennon Palmer, e sua madre, Ellen, di cui ricordiamo le gesta in giovinezza in cui salvò la Terra dalla minaccia aliena. Ma poiché la componente telenovelas scorre forte in Twin Peaks, ci viene presentato anche Bobby, il ragazzo dell'ormai fredda Laura, a cui però fa gli occhi dolci Norma, proprietaria della tavola calda locale. Ma lui in realtà tradisce Laura con Shelley, cameriera della medesima, la quale però è sposata con Leo. Ma Norma, d'altro canto, è sposata con Hank, attualmente in prigione, ed innamorata di Ed, il quale a sua volta ha sposato un pirata appassionato di tendaggi. Maronna, c'è casino. Insomma, un turbine d'amore a Twin Peaks. Tutti se la fanno con tutti, che nemmeno i bonobi. E per ricordarci che al timone della regia c'è pur sempre Lynch, mentre Dana, la migliore amica di Laura, sta parlando con un tizio che si chiama James, uno fa un balletto nel corridoio. Bobby, che visto che vi ho appena rincoglionito con una sfilza di nomi, vi ricordo essere il ragazzo di Laura, viene quindi avvisato della morte della medesima e del fatto di essere sospettato dell'omicidio. Appresa la notizia, resta a bocca aperta per 93 minuti e 21 secondi, lasciando che una colonia di canarini fabbricasse un nido nel suo pertugio e per poco battendo il record mondiale di sbigottimento. La polizia intanto cerca indizi nella stanza di Laura, trovando il suo diario segreto, ma non accorgendosi del particolare più importante di tutti: quell'anatra! Ma torniamo al signor Belpelo. Guardate che bello, Potrei passare le ore a fissare quest'uomo. Mamma mia, quant'è bello. Ora dovete sapere che il signor Belpelo di seghe ne capisce. Il che non vuol dire che si spolpa il pitacchio come un vastaso, bensì che lavora facendo mansioni non ben chiare alla segheria locale. Ma qui parte di nuovo Beautiful! Perché il proprietario della segheria era suo figlio, il quale però è morto e non essendosi mai visto nella serie mi permetterò di rappresentarlo come uno sfigato qualsiasi. Suo figlio era sposato con questa signorina e dalla sua morte le ha lasciato tutto, fabbrica compresa. La moglie di Belpelo però, la madre del defunto, quella simpaticona con un sorriso talmente caldo che non può essere usato perché altrimenti incenerisce, proprio non ci sta! E sto povero uomo si trova continuamente in mezzo a ste due femmine che litigano. E diciamocelo, meglio in gabbia con un orso che in mezzo a due femmine che litigano. L'orso almeno quando vede che sei morto non infierisce. Ferma il lavoro. Pete, non farlo. Ma povero Belpelo, guardate come tremo, guardate che trauma. Sa che qualsiasi cosa possa fare sarà reputata sbagliata. Ma che ha fatto di male quest'uomo per trovarsi in sta situazione tanto terrificante? Alla fine dà ragione alla signorina giovane, ma solo perché è più gnocca. La moglie, d'altro canto, la prende bene. Puttana. Parole dure! Come ti chiami? Fred Trax. Licenziato. E questa è la rappresentazione più classica di cosa subiscono gli uomini in quel determinato periodo del mese. E intanto la ragazza di The Ring è scappata dalla videocassetta. Di nuovo. Poi però capiscono che è solo una scema e la portano in ospedale. E adesso entra in scena uno dei personaggi più belli che sia mai stato concepito nella storia della televisione americana e che a Bimba piace tantissimo. L'agente speciale dell'FBI, Dale Cooper, grandissimo appassionato di caffè lungo e crostate alla ciliegia. Visto che all'epoca non c'era Facebook, lui racconterà e registrerà su un nastro tutti i suoi cazzi alla fantomatica Diane. Per tutta la serie. Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita. Un minuto di silenzio la povera Diane, che prima o poi dovrà risentirsi e sbobinare tutte le registrazioni di Cooper. Povera Crista. Diane, ora ho in mano una scatola di coniglietti di cioccolata. Cooper è stato chiamato per indagare sulla morte di Laura e quindi va a conoscere lo sceriffo, il quale lo porta dalla bambina scema di The Ring. Ad ogni modo, Cooper è anche appassionato di manicure e si affissa con le unghie della signorina, la quale però non soddisfa i suoi canoni.
Mentre si dirigono in obitorio, incontrano il dottor Jacoby, che per la sua prima apparizione ha deciso di sfoggiare questa bellissima cravatta, nonché questi discreti tappi di sughero infilati nelle orecchie. Che poi, oh, per far entrare quei tappi nelle orecchie non c'ha dei fori, c'ha delle tane per conigli. Chiedo scusa di nuovo per quella luce fluorescente. A parte che non è fluorescente, ma solo Lynch poteva pensare di piazzare delle lampade rotte in una scena in obitorio. Ad ogni modo, Cooper sta sempre più in fissa con le unghie, ma questa volta vede qualcosa che lo attira. Ah, eccolo. Ah, madonna, che che schifo! Tutto, ma le unghie no! Ah, no! Alla fine scopriamo cosa stava tanto bramando. Diane è la stessa cosa, me lo sentivo che l'avrei trovata anche qui. Trovato cosa? Nascosto sotto l'unghia di Laura c'era una lettera dello scarabeo! Finalmente potrà scrivere ramarro e sorprendere tutte le vecchiacce al torneo di scarabeo della parrocchia. E intanto scopriamo che Dana sta con uno dei Beehive. Sono brava a scegliere, vero? Però lo dice ad Ed, che è sposato con un pirata. Stai forse aspettando che quelle tende si montino da sole? Sì, d'accordo. Mi spiace, ma tra Beehive e pirata, sempre meglio pirata. Arr! Il valente corpo di polizia ha intanto ritrovato il luogo del delitto. Cristo santo, è un po' di compostezza e che basta! La polizia ha anche letto il diario segreto di Laura, contro il suo consenso. E dai, non si fa, è la privacy. Comunque, troviamo informazioni circa un amante di Laura, perché pure lei c'aveva l'amante. Che turbine d'amore a Twin Peaks! Allora decidono di convocare Bobby per interrogarlo e chiedergli come mai si chiami come un cane. Per confonderlo, gli mostrano un video di Laura che balla vestita da tirolese. Lo sapevi che Laura si vedeva con un altro? Vuoi che ti aiuti? La prima lettera è J. J. Se escludiamo Joker, J.J. Abrams e Justin Bieber, che all'epoca non era manco nato, chissà chi sarà questo fantomatico amante di Laura. Mistero misteriosissimo. Lei invece è Audrey, figlia del mega proprietario terriero locale, nonché grandissima bastarda. Eccola penetrare un bicchiere con una matita, facendo uno di quei rumori che tanto innervosiscono i nevrotici. Sapere della morte di Laura Palmer, la trattativa salterebbe in aria, hai capito? Che succederebbe se togliessi la matita? Succede che esce il caffè e sporchi tutto e ti confermi una grandissima puttana. Ma guardate quest'altro genio che sta pulendo mentre il caffè continua ad uscire. Potrebbe spostare il bicchiere, tappare il buco, fare qualsiasi cosa, ma no. Lascia che si svuoti e intanto pulisce, boh. Ma la cosa che davvero mi sconvolge è che quello è caffè! Quella bottiglia giallognola secondo loro è caffè! Che schifo, io vi denuncio! Comunque, nel luogo del delitto viene trovata una collanina con un cuore a metà e la scritta "Fuoco cammina con me". E da questo capiscono che l'assassino potrebbe avere l'altra metà del cuore e d'un braciere a guinzaglio come animale domestico. Dobbiamo assolutamente trovare chi ha l'altra metà del cuore. E visto che i misteri misteriosi erano già troppi, la serie decide di spiattellarci subito chi sia questo Jay, ovvero James. Avrei preferito Joker, ma no, è James. Per informare i cittadini, la polizia indice una riunione. Vi prego, salvate il povero bel pelo! Non me lo potete lasciare in mezzo a queste due, ma che sei pazzo! Chi è la signora con il ceppo? La chiamano la signora Ceppo. Cosa diavolo sta succedendo? È acceso questo affare? Questo affare sì, funziona? È acceso, dovrei. Grazie, signor sindaco. Alla faccia, quello è il sindaco. Deve aver vinto le elezioni con la sua verve dialettica. Oppure perché l'altro candidato è morto di vecchiaia. Che poi esistono un sacco di giocattoli da signora Ceppo. Devo assolutamente averne uno. Mi accontenterei anche dell'action figure del Ceppo. La polizia indice un coprifuoco per i ragazzi. Ma giunta sera, Dana se ne fotte e scappa dalla finestra. Perché Twin Peaks, con i suoi 20 abitanti, è pieno di ribelli. Scampia, asti qua, gli fa una sega. D'altro canto il suo ragazzo, il bassista di Beehive, la va a prendere a casa accompagnato da un Bob imbriaco come zio Pasquale dopo il cenone di Natale. E il padre di Dana, giustamente, alla vista di questi due coglioni che gli chiedono se sua figlia possa uscire a giocare a fare la signorina facile,
è alquanto perplesso. Dana si sta preparando per andare a letto, Mike. Non sarete ubriachi, voglio sperare. Ma no, ma si figuri. Bobby sta solo esercitandosi a surfare sulla macchina, che mostrano i campionati. È Bobby che guida l'auto. Ah beh, se Bobby guida, allora siamo a cavallo. Comunque a questo punto si accorgono che Dana è fuggita. E il ragazzo Beehive è preoccupatissimo e allora se ne va al bar a sfondarsi di birra. Che poi, bar, probabilmente il luogo più deprimente della galassia, in cui pure la band che suona è stata scelta appositamente per indurti al suicidio. Vabbè, in breve, Dana arriva, il ragazzo urla, scoppia una rissa, Dana scappa con un tizio X e la rissa intanto prosegue con la band che se ne è fotta e continua a suonare. Dana intanto viene condotta da James, che si era nascosto nei boschi perché scemo. È in possesso dell'altra metà del cuore e temeva di essere arrestato. E quindi James dice che amava Laura, che era la sua amante, e Dana dice che amava Laura, che era la sua migliore amica, e quindi i due si baciano. Ovvio, no? Tempesta d'amore a Twin Peaks! E poi sesso sulla tomba di Laura! Oh, comunque, Laura stava con Bobby ma lo tradiva con James. Dana sta con Beehive e lo tradisce con James. Ma che farà James a sé signorine? Non ce la faccio a stare senza. Le ho provate tutte. A questo punto a James viene un'idea geniale. Seppellire la catenella! E non potevi farlo prima. Vabbè, andando avanti velocissimi, James, che di base è un coglione, viene comunque arrestato e viene portato in cella accanto a Bobby e Beehive, che avevano fatto casino al bar e che si rivelano essere delle scimmie licantropo. Oh! E che questa testa si chiama? Ma guardate che faccia da cane bastonato che c'ha James, che poveraccio, no, tieni un croccantino. Cooper e lo sceriffo invece gli stanno strafocando le ciambelle, lasciando tutti noi poveri spettatori a convivere con una profonda invidia. Intanto la madre di Laura sta in abbiocco sul divano quando succede una cosa che boh. E finale con titoli di coda brutti. Eh sì, la prima puntata finisce qui. Però dovete anche sapere che durante le riprese del pilot la ABC chiese a Lynch di girare del materiale extra, così nel caso in cui avessero deciso alla fine di non fare effettivamente la serie, avrebbero potuto comunque vendere questo pilot come film autoconclusivo. Quindi lì fuori, in circolazione, perché venne messa in circolazione in Europa, esistono ancora copie di un film che sono basate su questo pilot con 20 minuti extra in cui si scopre subito chi è l'assassino. Ora no! Per Bob, se volete scoprire chi è l'assassino dovete vedervi questa serie perché ne vale la pena. E poi succedono delle cose del genere. Maronna, inquietante. Ci manca giusto un rinoceronte rosa e poi esattamente un sogno che feci un paio di anni fa. E con questo direi che siamo al completo. Il prossimo risultato sarà su un cartone animato della nostra infanzia, quindi non vi allontanate troppo. E dato che la scorsa settimana abbiamo festeggiato i 1000 membri ed una nuova barcaccia, ci tengo a ringraziare, visto che l'avevo dimenticato nel video precedente, anche il signor Mighty Pirate, altro quando, guida YouTube, Pio3D, la freccia blu e Billy Foster per tutto il supporto. Vi lascio il link a questi canali in descrizione. Detto questo, sempre in gamba, un salutazzo a tutti da Barba Scura. X. Io, questa scena dove, James si mette a cantare con questa vocina bianca, come un eunuco di montagna, mica me l'aspettavo, cioè. James, mi sorprendi, James.